Sono disponibile a fare un passo indietro se si dovesse trovare una grande convergenza su un altro nome. Così il sindaco di San Ferdinando Michele Lamacchia nel corso della nostra trasmissione Spazio Città. Sono candidabile, ma credo, e lo dico per la prima volta pubblicamente, credo che se il centro-sinistra riesce a trovare una convergenza su un nuovo nome, una nuova persona, io posso tranquillamente, come dire, non farmi da parte. Io sono, l'anno prossimo maturerò i 65 anni fatidici, quindi posso, come dire, tranquillamente passare la mano nell'ipotesi, perché il primo aspetto è consentire al centro-sinistra di proseguire nel governo della città, perché quando, diciamo, per un brevissimo periodo il centro-sinistra è stato al governo della città, vuol dire, c'è stata proprio una ce lo ricordiamo ancora una caduta per te. È la prima volta che Lamacchia non rinuncia, ma si dice disponibile a non ricandidarsi. Lo fa per rimuovere qualunque ostacolo al centro-sinistra che sia utile a vincere anche la prossima competizione elettorale prevista tra qualche mese nella primavera del 2017. Il problema è che il confronto politico che si dovrebbe aprire non comprenderebbe i consiglieri della sua coalizione che dopo la rottura di inizio anno sono passati all'opposizione, cioè la Camporeale, De Michele, Visaggio e Gianna Carro, e che hanno dato vita al gruppo consiliare dei coscienziosi. Una posizione che non eliminerebbe il problema della spaccatura del centro-sinistra. La dichiarazione di Lamacchia apre però una nuova fase del confronto politico in città che a nostro avviso non esclude alcuna evoluzione, considerando che almeno alcuni dei vertici del Partito Democratico a tutti i livelli si sarebbero decisi finalmente ad affrontare una situazione sulla quale è necessario fare chiarezza. I più auspicano un superamento delle divisioni, strada non facile, dato che colpevolmente il problema si è trascurato, facendolo incancrenire con troppa acqua lasciata passare sotto i ponti e un conseguente acuirsi dei contrasti diventati in alcuni casi anche di carattere personale. Ad oggi i coscienziosi sarebbero orientati a presentare una propria lista che presumibilmente avrebbe come candidato sindaco Arianna Camporeale. Vedremo quali saranno le evoluzioni. Considerando che la doppia lista, come è avvenuto a Trinitapoli, potrebbe favorire proprio quel centrodestra che entrambi dicono di voler sconfiggere.